Grazie, buonanotte. Sì, l'ha tirato secco. Prima c'era in modo di rendere così stanco. Sembra una cosa alternativa. Sono ancora backstage adesso, vado a fare l'intervista. Fare interviste. Ma andiamo a intervistare direttamente i componenti della band. Vogliamo sapere più dei segreti dei Baito. Il nostro bassista dei Baito ci può rilasciare un'intervista? Seguiamolo fino al backstage. Ora backstage, non manca la droga, le mignotte, la cocaina. Queste sono, queste sono cose che andrebbero viste coi genitori. Ma me ne fotta altamente, grazie. Queste sono dichiarazioni molto pesanti. Andiamo a intervistare gli altri componenti della band. Ecco qui il cantante e chitarrista Davide Camattari. Cosa ne pensa di questo concerto? Ma sinceramente, la vedo ecco, piuttosto provato. Sinceramente, ecco, mi sono molto emozionato a suonare davanti a questo foto pubblico, ecco. Abbiamo sentito la voce tremare. Ma la nostra tastierista cosa ci può rilasciare? Sti cazzi. Sti cazzi. Dichiarazioni molto forti. Tengo a precisare che sti cazzi, masticazzi, è il participio passato del verbo masticare. Giustamente. Masticazzi. L'intervistatore in mezzo ai panetti. Rock and roll! Intervistiamo il nostro Matteo. No, non so cosa dire, sono timido. Rock and roll è una dichiarazione sufficiente. Yeah! Eloquente. Mi associo al rock and roll. Il più giovane del gruppo. Per quanto ne dire. Però si associa al rock. Praticamente è vero, mi associo al rock and roll. Si associa al rock and roll. Lasciamo fare il loro lavoro. Conoscivi dai dai mai dai. Sì, per grazie. Grazie per tanto. Però tu sai. Tu mi insegni. Si conclude qui la serata. Convivi con me, tu mi insegni.